nazionale della storia vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Associazione Italiana Editori, promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, Assessorato alla Cultura, dalla Provincia di Gorizia, Assessorato alla Cultura, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dalla Camera di Commercio, da Friul Adria Credit Agricole, dall'APT Gorizia, dall'Unione Industriali e dall'Associazione dei Commercianti, dal CABE Center e da Radio 24, il festival è organizzato dall'Associazione Culturale e Storia. Siamo qui per l'incontro Il genocidio armeno. L'incontro rientra nel percorso e storia. Quello degli armeni è stato tra i primi genocidi condotti su base sistematica nell'età contemporanea, un paradigma delle fratture novecentesche in un dialogo fra esponenti di storia e letteratura. Intervengono Alberto Rosselli, Yves Ternon e coordina Marco Cimmino. Bene, buongiorno a tutti, io spero mi sentiate chiaramente in tutta la tenda. Bisogna alzare forse un po' il volume. Proviamo adesso. È meglio? Benissimo. Allora, la prima cosa che mi sento di dire è che su questo palco avrebbe dovuto esserci anche Antonia Aslan, armena e grande scrittrice dell'Armenia, cara amica, e che purtroppo non può intervenire perché ha avuto un problema di salute che l'ha trattenuta e tuttora si sta curando per questo motivo. Naturalmente per prima cosa va a lei il nostro pensiero e il nostro saluto e anche la nostra riconoscenza per quello che ha fatto per la causa della divulgazione dell'Olocausto armeno. Ciò detto, esordirei dicendo che l'Olocausto armeno ha una serie di caratteristiche sue proprie che ne fanno una sorta di paradigma degli olocausti novecenteschi, che è il secolo che forse si può identificare proprio con i genocidi, il secolo dei grandi stermini e delle grandi stragi scientifiche, perché il Novecento è stato l'applicazione della scienza allo sterminio, la scienza persuasa allo sterminio, ha scritto un poeta italiano. L'Olocausto armeno è paradigmatico per molti motivi, dicevo. È paradigmatico per come è nato, è paradigmatico per come si è svolto, è paradigmatico per come è stato occultato ed è anche paradigmatico perché la sua coda, le sue tracce giungono fino ai giorni nostri influenzando pesantemente la politica dell'Europa. È cronaca il desiderio della Turchia di entrare in Europa, di entrare a far parte dell'Unione Europea. Eppure la Turchia a tutt'oggi nega l'Olocausto armeno, lo definisce la questione armena e a parte un dibattito che avviene fra pochi illuminati intellettuali turchi, la generalità delle istituzioni turche si nascondono di fronte all'Olocausto armeno e fingono che questo sia stato uno dei molti fenomeni collaterali della Grande Guerra. Naturalmente così non è stato. E l'Olocausto armeno anzi si propone come un modello per olocausti successivi. Il primo dato su cui vorrei porre la vostra attenzione è il dato che proprio l'Olocausto armeno ha rappresentato in qualche modo la manifestazione della possibilità di sterminare un popolo. Quando Hitler alla vigilia della soluzione finale è stato interpellato circa l'effettiva possibilità di applicare a un'intera popolazione uno sterminio di massa, ha usato proprio l'esempio degli armeni per giustificare questa operazione. Gli armeni dimostravano che si poteva fare. Da questo punto di vista però ci sono delle differenze. Mentre il razzismo che i nazisti applicano al popolo ebraico è un razzismo di matrice darwiniano-biologica, come dirà molto bene Alberto Rosselli dopo di me, invece il razzismo dei turchi, dei giovani turchi, quindi di questi turchi che erano imbevuti di dottrine moderne ed europee, quindi non è un pogrom di tipo tradizionale, ma sono, come dire, politicamente moderni coloro che applicano questo olocausto, non si pongono una questione biologica, ma una questione, chiamiamola così, di convenienza nazionale, di politica nazionale. Sostanzialmente i turchi si sentivano minoranza istituzionale in casa loro, gli armeni rappresentavano i diversi
non solo politicamente ma anche come comunità molto coesa, religiosamente, e quindi sono stati eliminati. Lo svolgimento di questo olocausto è paradigmatico perché avviene all'interno di una grande guerra mondiale, esattamente come lo sterminio degli ebrei avviene all'interno del secondo conflitto mondiale. Questo perché la guerra rappresenta in qualche modo lo scenario ideale per mascherare un olocausto. All'interno di una guerra è più facile nascondere un genocidio, perché le frontiere sono meno aperte, non ci sono scambi di informazioni e soprattutto perché la tecnica del genocidio può benissimo appoggiarsi sulle normali condizioni di detenzione che durante la guerra vengono applicate a prigionieri e internati nei campi di concentramento. Per cui, per dire in breve, una delle giustificazioni a certi stermini di massa poteva essere quella che le condizioni detentive, per ragioni oggettive legate alla situazione di guerra, erano tali per cui la moria all'interno dei campi di concentramento era necessariamente alta. Nel caso degli armeni, naturalmente, tutto questo è falso. La distruzione degli armeni è avvenuta in maniera sistematica, colpendo prima la testa pensante del popolo armeno, quindi colpendo le istituzioni armene, colpendo la cultura armena, e poi via via andando a colpire i soldati, le donne, i bambini, con varie strategie che sono quelle purtroppo della solita trafila della morte, le marce della morte, gli internamenti, la fame, le malattie, le epidemie o anche le fosse comuni, la fucilazione. Tutto questo viene osservato da europei, non soltanto dai tedeschi, Wengler, Werfel, Schäuble, Richter, che sono testimoni tedeschi noti dell'olocausto armeno, ma da parecchi osservatori, anche i francesi a largo di Smirne hanno modo di venire a conoscenza di questo. Nonostante ciò, l'olocausto armeno rimane in qualche modo sepolto, latente nella memoria europea, e nonostante che esistano in vari paesi delle forti comunità armene che lottano perché questo si sappia, in realtà gli armeni sono vittima della storia, sono nel Novecento la prima patria che viene negata dalla storia, sono il primo effetto di certe modificazioni storiche e sono anche in qualche modo la prima slavina di quello che sarà il crollo globale degli imperi e dell'impero ottomano in modo particolare. È come se in un momento di estrema crisi l'impero ottomano si suicidasse distruggendo parte della propria classe dirigente. Questo meccanismo è un meccanismo assolutamente comune alle dittature, basta pensare alle purghe staliniane che negli anni fra il 36 e il 37 decapitano completamente l'Armata Rossa distruggendo gli alti gradi dell'esercito. Questo creerà enormi problemi nelle strutture militari sovietiche dopo il 1941. Ecco, voglio dire, da una parte c'è una pianificazione che è molto razionale, molto scientifica, e dall'altra parte invece c'è una sorta di suicidio dello Stato, perché i genocidi sono sostanzialmente un suicidio dell'umanità. Io non riesco a vederli come l'omicidio che un uomo fa nei riguardi di un altro uomo, ma come un suicidio dell'umanità. Non a caso la parola genocidio viene inventata proprio nel 1946 per definire l'olocausto ebraico, che è stato il punto d'arrivo del suicidio dell'Europa. Un suicidio che era iniziato a Versailles e che si conclude appunto nel 1945. Ecco, io non ruberei più tempo ai relatori, gli argomenti sono moltissimi. Io credo che Alberto Rosselli farà un intervento ampiamente chiarificatore negli aspetti generali, mentre forse il dottor Tarnon farà un'analisi di alcuni aspetti peculiari della sua ricerca sugli armeni. Lui poi come medico si è occupato particolarmente degli aspetti anche della medicina criminale dei vari olocausti. Vi ricordo che alla fine dei due interventi, che saranno immediatamente sequenziali, non ci sarà nessuna parentesi mia, ma passerò direttamente la parola da Rosselli a Tarnon, alla fine una mezz'ora sarà lasciata al dibattito e alle domande dal pubblico, che sono come sempre nella tradizione di Estoria molto gradite. Io vi ringrazio tutti perché rispondete sempre in gran numero alle nostre iniziative e passo immediatamente la parola ad Alberto Rosselli. Gentili signore e gentili signori, l'introduzione del professor Marco Cimino è stata più che esplicativa ed esaustiva, oserei dire,
in quanto vi ha già inquadrato quello che è l'animus del problema. Il problema dell'Olocausto è un problema non armeno, non è un problema che riguarda solo l'Armenia e solo il popolo armeno, ma è un problema che riguarda la coscienza dell'umanità, come è stato anche per l'Olocausto ebraico. Io vorrei brevemente, in maniera molto sintetica, ripercorrere quali sono state le tappe salienti di questo genocidio, che io in un mio libro ho definito Olocausto, in quanto ho ravvisato delle analogie con l'Olocausto ebraico, tranne che per quanto riguarda la matrice, la discriminante di tipo biologico. Abbiamo una fondamentale intolleranza nei confronti della diversità, diversità intesa come appartenenza ad un gruppo etnico e come appartenenza ad un gruppo religioso. Non abbiamo da parte dei turchi, cioè da parte dell'impero ottomano, perché la questione armena risale alla fine dell'Ottocento, perché risale nel periodo 1894-1896 con la prima persecuzione di Abdulhamid II, che è stato l'ultimo sultano. Poi abbiamo una seconda fase, che è la fase modernista, che viene invece intrapresa dal 1915, anzi viene pianificata nel 1914 dal triunvirato Talat Pasha, Enver Pasha e Cemal Pasha, rappresentanti del movimento dei giovani turchi. È diciamo la parte più interessante, se mi è consentito di usare questo termine, perché stiamo parlando dell'eliminazione di 1,5 milioni, 1,8 milioni individui, ma la parte dal punto di vista storico è forse quella più importante, perché non si tratta di una persecuzione di una minoranza come era avvenuta anche nei paesi slavi, da parte dei russi nei confronti dei polacchi, da parte dei polacchi nei confronti dei russi, per una sorta di diversità e di contenzioso territoriale, ma per una sorta di assoluta non comprensione dei diritti di una minoranza. Ricordiamo che la minoranza armena in realtà nel 1894 non era proprio una minoranza, perché contava circa 2 milioni, 3 milioni di individui, che rappresentavano anche l'elite in qualche modo dell'impero ottomano. E l'impero ottomano nell'ultima sua fase, nella fase di decadenza, che coincide più che altro col Trattato di Santo Stefano del 1876, allorquando la Russia interviene a fianco della Bulgaria e inizia la menomazione più grave da parte della struttura, diciamo, imperiale ottomana. I russi in qualche modo intervengono contro la Turchia, sia per difendere il panslavismo e sia per difendere le proprie mire, le proprie ambizioni in direzione dei mari caldi, e in concomitanza con questo loro progetto, che è un progetto che rientra poi nel grande gioco ed è un progetto che riguarda l'infiltrazione turca in direzione anche della Persia e della Turchia e delle regioni caucasiche e da una parte dei Balcani, e scatena in qualche modo una reazione violenta da parte della Sublime Porta, in quanto ravvisano una certa contiguità di interessi fra la minoranza armena, che risiedeva in tutta l'Anatolia, ma soprattutto in Anatolia orientale, e l'impero zarista. E c'è da dire che, bisticcio di parole, c'è del vero, in quanto l'impero zarista, per interessi suoi personali, non certo per amore nei confronti della minoranza armena, ha usato in qualche maniera strumentalmente la presenza della minoranza armena nella zona caucasica, nella zona dell'Anatolia orientale, in funzione antiturca. Questo elemento, che rientra nei rapporti di politica internazionale, fa in qualche modo da acceleratore
per quello che riguarda l'insofferenza da parte dell'establishment ottomano nei confronti di una minoranza che non solo è una minoranza etnica, non solo è una minoranza religiosa, ma può rappresentare un alleato pericoloso del principale avversario dell'impero ottomano, che è la Russia zarista. Allora, le prime persecuzioni avvengono in periodo hamidiano, infatti la prima parte dello sterminio armeno viene compresa, cronologicamente la possiamo comprendere, come vi ho già detto, dal 1894 al 96-98, e si tratta di una forma di epurazione in qualche modo degli elementi cosiddetti allogeni. La minoranza armena non è l'unico elemento allogeno all'interno dell'impero ottomano, abbiamo anche la minoranza cristiano-caldea, abbiamo anche la minoranza dei greci del Ponto, una minoranza molto molto considerevole dal punto di vista anche numerico, abbiamo anche minoranze ebraiche, abbiamo minoranze anche musulmane, ma che vengono in qualche modo tollerate in quanto sciite. Abbiamo le minoranze alevite e che in quanto sciite non sposano completamente quello che è l'ideale religioso e il credo sunnita, che è quello di maggioranza che lega il popolo turco. E dunque, nella prima fase hamidiana avvengono le prime stragi e vi è una reazione da parte delle potenze occidentali, ma è una reazione non tanto dettata da un desiderio di giustizia, ma quanto dettata dalla volontà di mantenere degli equilibri. L'impero zarista di fronte alle persecuzioni del periodo hamidiano prende una posizione favorevole agli armeni. Combinazione, l'Inghilterra, pur avendo un'elite intellettuale che è favorevole in qualche modo alla minoranza armena, ufficialmente non prende una posizione a favore degli armeni, in quanto gli armeni sono visti come una pedina dell'impero zarista. E come voi ben sapete, l'impero zarista è in quel periodo in contrasto in qualche modo con l'impero britannico per quanto riguarda il contenzioso dell'Afghanistan e per quanto riguarda il contenzioso del Pakistan, e quindi non prende una posizione a favore della minoranza armena. La nazione che forse maggiormente si espone è la Francia in questo periodo, anche perché ha dei legami piuttosto forti con quella che è la minoranza armena, e lo dimostra anche la presenza attuale in Francia di una forte minoranza armena di circa 500.000 di individui. E dopo le repressioni hamidiane, che vengono condannate quindi più che altro per motivi di politica internazionale, ma non di bontà da parte o di presa di coscienza di una tragedia da parte delle nazioni, perché la realpolitik poi in qualche modo è quella che condiziona le scelte delle grandi potenze. Ricordiamo che sia nel Trattato di Santo Stefano del 1876, sia nel successivo congresso, l'articolo 61 del Trattato di Berlino del 1878, esiste una clausola che tutela, almeno sulla carta, la nascita di una sorta di regione all'interno dell'Anatolia dove la minoranza armena può in qualche maniera vivere e convivere con l'elemento turco senza avere incorrere nelle persecuzioni. Sempre per ragioni di realpolitik, l'articolo 61 del Trattato di Berlino verrà in seguito in qualche modo insabbiato, e quindi proprio per i contrasti esistenti fra le potenze occidentali da una parte, soprattutto l'Inghilterra, e l'impero zarista dall'altra, la questione armena verrà in qualche modo abbandonata. Questa è sinteticamente la prima fase del genocidio. La seconda fase, come vi ho detto, è quella dal punto di vista, come ha già spiegato molto bene
il professor Cimino è quella che dal punto di vista sia storico sia sociologico e, se mi consentite, anche scientifico e tecnico, è quella più interessante e drammatica, in quanto la seconda parte della strage armena, che va dal 1915 al 1916, il suo acme è nel 16, ma si protrarrà fino al 17-18 con le ultime persecuzioni nell'area di Baku da parte dei turchi nei confronti della minoranza armena dell'Azerbaigian, e si colora, diciamo, ha una connotazione di tipo scientifico, cioè viene pianificata attraverso una programmazione tecnica e scientifica che in qualche modo trova le sue radici dagli stessi convincimenti di tipo modernista del triumvirato Enver Pasha, Talat Pasha, Gemal Pasha. E questo triumvirato che cos'è? È il frutto di un movimento modernista che nasce a Salonicco intorno al 1907-1908, allorquando l'élite culturale turca, ma soprattutto l'élite dell'esercito turco, si rende conto che il vecchio impero ottomano si sta disgregando e che occorre una politica di modernizzazione strutturale, sia interna che militare. In questo modo questi giovani ufficiali, che fanno parte di questo circolo, diciamo, di illuminati, si recano a studiare, chi a Parigi, chi a Berlino, e vengono in contatto con la cultura sia francese che tedesca, assorbono, come nel caso anche di Kemal Atatürk poi in seguito, ma assorbono moltissimo di quelli che sono i criteri e le finalità del pangermanesimo, e si interessano molto, diciamo, della filosofia positivista, e si immergono, infatti Comte è uno dei loro autori preferiti, abbracciano una sorta di pragmatismo che è fino allora abbastanza sconosciuto nella cultura ottomana, e addirittura iniziano ad incontrare anche le prime idee socialiste che circolano proprio negli ambienti sia parigini che di Berlino. Rientrati all'interno dell'impero ottomano, si rendono conto che com'è gestita la sublime porta non va più bene, cioè occorre una radicale rivoluzione, e intimano ad Abdul Hamid II di in qualche modo ripristinare una costituzione che era stata concessa, una costituzione molto blanda che era stata concessa dallo stesso sultano circa 15 anni prima, lo mettono con le spalle al muro e fino a detronizzarlo completamente, a togliergli in qualche modo quello che è il potere. In quel momento, allorquando il movimento dei giovani turchi prende le redini del potere, è un momento di grande euforia. È un momento di grande euforia in quanto sia la minoranza armena sia la minoranza araba, perché abbiamo una minoranza araba all'interno dell'impero ottomano che nulla ha a che vedere dal punto di vista etnico, sì, religioso sì, ma nulla a che vedere dal punto di vista etnico con la razza turca, le minoranze come la minoranza cristiano-caldea e la minoranza greca guardano con grande interesse a questo movimento modernista, perché intravedono una possibilità in qualche modo di poter equiparare, di poter riuscire in qualche maniera a non essere più dei dimmi come venivano considerati prima. Dimmi significa popolazione che gode di minoranza, che gode di alcuni diritti che però sono condizionati, cioè condizionati al pagamento di imposte, condizionati a uno stato di sudditanza che non li parifica dal punto di vista giuridico coi cittadini turchi. Quindi è un momento di grande euforia. Siamo nel 1908-1909, intellettuali armeni appartenenti al partito Dashnak vedono nell'iniziativa dei giovani turchi uno spiraglio,
ma in realtà, e qui è il punto più interessante, l'arma del modernismo, l'arma della modernità in qualche modo si rivela un coltello a due lame, perché se da un lato noi abbiamo il movimento dei giovani turchi che cerca in qualche maniera di ristrutturare in senso modernista tutto un impero che ormai era in calo, era in fase di disfacimento, dall'altra subentrano due ideologie, subentra il panturchismo e il panturanismo, che sono due ideologie non nuove, sono due ideologie che stanno alla base di quella che è l'idea di turchicità. I turchi, come voi sapete, sono una popolazione che, di origine uralo-altaica, che proviene dall'area asiatica centrale. Ciò che unisce, diciamo, questa etnia sono due ideologie. L'idea della panturchicità, cioè dell'appartenenza etnica e religiosa ad un'unica famiglia, e l'idea panturanica, che è in qualche modo un salto in avanti rispetto alla panturchicità, che è l'idea di appartenere ad un mondo turco. Il mondo turco va dal Xinjiang e comprende il Tagikistan, l'Uzbekistan, il Kazakistan e le repubbliche attualmente centroasiatiche in quanto appartenenti alla stessa etnia. L'impero ottomano e i giovani turchi che lo rinnovano cosa fanno? Fanno un ragionamento di questo tipo. Dicono: sì, usiamo gli strumenti della modernità per fare dell'impero una nazione moderna che abbia ferrovie, infrastrutture, porti, un'economia paragonabile a quella delle altre grandi potenze come la Francia, come l'Inghilterra e via dicendo. Ma per fare ciò è necessaria un'omogeneità di tipo etnico-religioso. Cioè, quindi il nazionalismo turco è anche interessante studiare in quanto basa il proprio pilastro, ancora oggi, e lo dimostra l'articolo 301 che è in vigore tutt'oggi in Turchia, che proibisce, anche se è stato in qualche modo modificato in senso un pochettino più modernista, però è proibito oggigiorno parlare di olocausto armeno, di strage armeno in Turchia. L'articolo 301 prevede delle pene che vanno dai 6 mesi ai 3 anni. Abbiamo avuto un premio Nobel che è stato Pamuk, che ha avuto dei serissimi problemi, e abbiamo avuto poi un grave lutto che è stato Randink, che è un giornalista che è stato assassinato 2 anni fa per il semplice fatto, giornalista di origine armena, mentre Pamuk è di origine turca, per il semplice fatto di avere osato parlare e diffondere questa pagina, diciamo, di storia. Allora, l'elemento panturanico è importante perché è il pilastro di quello che è il nuovo imperialismo turanico turco, che presuppone l'omogeneità etnico-religiosa. Quindi è una discriminante, già solo questo pilastro rappresenta di fatto una discriminante nei confronti della parità, perché coloro i quali che non appartengono alla famiglia panaltaica turca già di fatto non hanno, secondo il movimento dei giovani turchi del 1915-18, le carte in regola per poter partecipare a questa famiglia. Lo stesso le altre minoranze, come le cristiano ortodosse, greche e via dicendo. La specificità della seconda fase dell'olocausto armeno è anche, come vi ho detto prima, di tipo tecnico. Cioè la programmazione è una programmazione scientifica, è una programmazione di tipo scientifico che presuppone delle metodologie che non sono mai state utilizzate per altri genocidi o altri stragi. Non si può paragonare a un pogrom, non si può paragonare perché i mezzi, i metodi e la scienza vengono a supporto
di questa strage. Su questo argomento, e con questo concludo, avrete modo di ascoltare una testimonianza molto interessante del professor Tenon, che proprio ha studiato proprio gli elementi, le metodologie di tipo tecnico e scientifico che sono state adoperate dai giovani turchi per in qualche modo portare a compimento questa loro infamante, diciamo, azione. Io con questo ho cercato di, spero in maniera abbastanza chiara, benché il tempo a disposizione non sia molto, di sintetizzare al massimo quelle che sono state le tre fasi, e lascerei approfondire al professor Ternon nella seconda parte. Grazie. J'ai d'abord à m'excuser de ne pas parler italien, donc je vais m'exprimer en français, mais avec la charmante voix de ma traductrice, je pense que vous pourrez saisir l'essentiel de mes propos. Je veux d'abord expliquer l'état actuel de la recherche historique sur le crime de génocide. En France, actuellement, au mémorial de la Shoah, nous explorons les similitudes que présentent trois des principaux génocides du XXe siècle, essentiellement les trois génocides avérés. Par génocide avéré, j'entends des crimes dont la preuve historique n'est plus à faire, car les travaux sont suffisamment nombreux pour éviter que se réunissent, comme l'ont demandé les Turcs récemment, des commissions d'historiens. On ne discute pas de la réalité de la Shoah, on ne discute pas de la réalité du génocide des Arméniens, on ne discute pas de la réalité du génocide des Tutsis au Rwanda, en tout cas comme crime de génocide. Ceci nous amène à analyser de façon comparée les différences et les similitudes de ces événements. Différences qui sont très nombreuses, cela tombe sous le sens, mais aussi similitudes qui permettent de découvrir des processus génocidaires dans l'avant-génocide. Comme l'a montré monsieur tout à l'heure, on voit que dans la période qui précède un crime de génocide, des étapes successives sont franchies, qui amènent donc à partir d'une idéologie, comme le sera le nationalisme turc dans son ébauche, mais comme l'est déjà avant le pan-islamisme que développe Abdulhamid, des étapes qui, à partir d'une idéologie qui va se révéler meurtrière, vont amener progressivement à la nécessité pour le criminel d'un génocide. Et dans ce contexte, les deux étapes essentielles pour le génocide des Arméniens sont la prise du pouvoir par les jeunes Turcs qui va se développer de 1908 à 1914, et surtout après les guerres des Balkans, qui sont un événement primordial. Les déchirures dans les Balkans vont amener une escalade de la violence dans la perception qu'en ont les populations civiles qui sont elles-mêmes victimes de ces violences. Et la deuxième fracture est évidemment l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Non seulement parce qu'elle permet la perpétration du génocide, mais aussi parce qu'elle change l'idéologie jeune turque, dans la mesure où le panturquisme tel qu'il a été défini se trouve menacé directement par la défaite de la 3e armée ottomane à Sarikamish en janvier 1915. C'est donc à partir de ce moment que les dirigeants jeunes turcs, et essentiellement Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, Enver Pacha, ministre de la Guerre, vont considérer, et avec eux le comité central du Parti Union et Progrès, car on est dans un état déjà proto-totalitaire qui annonce les totalitarismes du XXe siècle. Le comité central et Talat et Enver vont considérer que la menace est vitale. C'est-à-dire que s'ils ne détruisent pas
la présence arménienne en Anatolie orientale, s'il n'extirpe pas la population arménienne d'Anatolie orientale, et l'extirpation est là différente des massacres qui ont eu lieu en 94, 95, 96, s'ils ne font pas ce geste criminel, leur idéologie est menacée et en fait ils vont disparaître. Et c'est là le nœud de tous les génocides du XXe siècle, la perception par le criminel d'une menace vitale, ce qui transforme l'acte qu'ils vont perpétrer en légitime défense. Quand un État criminel dit « eux ou nous », si nous ne les tuons pas, ils vont nous détruire, à ce moment-là, ils légitiment le crime de génocide. C'est donc ce qui s'est passé au cours du génocide des Arméniens, démarré donc à partir d'avril 1915, mais préparé dans les années précédentes et surtout décidé, sans doute, parce que nous n'avons pas de preuves immédiates, au cours d'une réunion qui s'est passée en mars 1915. Donc, le deuxième temps, c'est la perpétration du génocide. C'est un espace précis que l'on peut définir entre avril 1915 et la fin 1916, où l'ensemble des Arméniens de l'Empire ottoman ont disparu, et l'on est pourtant en pleine guerre mondiale à ce moment-là. 1917-1918, il n'y a presque plus d'Arméniens, le génocide est achevé. On a le même processus dans la Shoah, avec les premières manifestations de la Shoah, de la destruction des Juifs, en juillet 1941, au cours de l'entrée de l'Union des troupes allemandes en Union soviétique. Vous voulez que je m'interrompe peut-être pour traduire? Mi scuso innanzitutto per non parlare italiano. Vorrei spiegarvi a che punto è la ricerca storica sul genocidio. In Francia, durante il memoriale della Shoah, abbiamo esplorato le similitudini fra quelli che sono i tre grandi genocidi appurati del XX secolo. Perché dico appurati? Perché c'è una prova e ci sono già numerosissimi lavori per dire che questi genocidi ci sono stati. Non si discute più se è il caso di parlare di genocidio quando parliamo di ebrei, del genocidio in Ruanda e di quello armeno. Ci sono stati, punto e basta. Ad un'analisi comparata fra questi tre genocidi vediamo delle differenze e delle analogie. Le differenze sono numerose, ma ci sono anche molte analogie che ci permettono di scoprire i processi genocidari, come è già stato detto dai miei colleghi. E infatti questi processi nascono in un periodo pre-genocidio, in cui si passa quella soglia del crimine. A partire infatti da un'ideologia assassina, come il panturchismo e il turanismo, progressivamente il criminale sente la necessità di un genocidio ed è quello che è successo presso i turchi. Ci sono poi due tappe del genocidio armeno. La prima è la presa del potere da parte dei giovani turchi fra il 1908 e il 1914, in un contesto di guerra dei Balcani che progressivamente ha significato un'escalation di violenza presso i civili che sono state poi le vittime dei genocidi. La seconda tappa è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che non solo ha permesso e ha fornito il quadro per il genocidio, ma ha anche cambiato l'ideologia dei giovani turchi, perché il panturchismo si è trasformato in una minaccia e questa minaccia è stata costituita dalla sconfitta della Terza Armata Ottomana nel 1915. Dal 1915 Tarak Pasha, ministro dell'interni assieme al ministro della guerra, e il Comitato Unione e Progresso, che annuncia poi il totalitarismo del XX secolo, hanno iniziato a pensare che la minaccia fosse vitale. O noi o loro. Se non estirpiamo gli armeni dell'Anatolia dell'Est, saranno loro a estirpare noi, come abbiamo già fatto con i massacri del 1896. Quindi nasce l'ideologia della minaccia e questo è il nodo centrale di ogni genocidio del XX secolo, la percezione che ci sia una minaccia vitale, un atto violento quindi che si trasforma in legittima difesa perché i turchi credono di doversi difendere legittimamente dagli armeni. È un crimine quindi legittimato come quello che è stato iniziato contro gli armeni nell'aprile del 1915. Ma la preparazione ovviamente comincia prima e benché non abbiamo fonti molto attendibili possiamo dire che
questo genocidio sia stato deciso durante una riunione del marzo del 1915. Poi c'è la seconda fase, che è il genocidio vero e proprio, che si è svolto a partire dall'aprile del 1915 fino alla fine del 1916, quindi in piena prima guerra mondiale. Stesso processo si è avuto per la Shoah degli ebrei, iniziata nel luglio del 1941, quando le truppe tedesche entrano in Russia. Merci. Je vais donc. Je m'étais interrompu pour la traduction, peut-être un peu tard d'ailleurs. Je vais donc reprendre le développement. En ce qui concerne la Shoah, elle se termine avec la chute du national-socialisme et la défaite totale de l'Allemagne. Le génocide des Tutsis au Rwanda se déroule sur une période extrêmement courte, 100 jours, entre avril et juillet 1994. Où plus d'un million, près d'un million de personnes sont assassinées. Donc ce temps du génocide est très limité et il se termine en général, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, par la destruction, la perte de l'État criminel. Mais il y a, dans le cas de la Turquie, enfin de l'Empire ottoman, une différence essentielle. Si l'Empire ottoman a disparu en tant que tel, si l'Empire ottoman a perdu la guerre, il continue à occuper militairement l'Anatolie orientale. Et c'est là que se développe un mouvement révolutionnaire qui reprend l'idéologie turquiste, je dis bien turquiste et pas pan-turquiste, des jeunes turcs, et qui va donc défendre comme une priorité les bénéfices du génocide arménien. Car le génocide des Arméniens est, contrairement à la Shoah ou au génocide des Tutsis, un génocide qui a réussi. C'est-à-dire que le but qui était de détruire la présence arménienne sur le sol de l'Anatolie est atteint et dans les années 20, et surtout à partir de la création de la République de Turquie en 1923, ce bénéfice va être préservé. Préservé de telle sorte que l'achèvement du génocide par l'expulsion des derniers noyaux arméniens qui restent en Anatolie va permettre d'oublier complètement dans la construction de l'histoire de la Turquie cet événement qu'a été la destruction des Arméniens de l'Empire ottoman. Je voudrais revenir maintenant sur la notion idéologique qui a été très clairement développée tout à l'heure, la distinction entre l'idéologie biologique, de racisme biologique qui a conduit à travers la responsabilité de toute l'Europe et singulièrement de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne, qui a conduit à brancher l'antisémitisme sur un racisme biologique, là on est dans un nationalisme pur, avec une part de racisme qui est différente, puisqu'il ne s'agit pas de haïr une autre race, mais de demander la domination d'une autre race, la race turque. Donc, dans cette perspective, les conditions du meurtre ne sont pas les mêmes. Et c'est là la distinction fondamentale entre la Shoah et le génocide des Arméniens. Le but des nazis est de détruire toute présence juive, toute race juive dans l'esprit nazi, c'est-à-dire toute personne qui est née juive. La détruire définitivement, et s'ils peuvent s'emparer du monde entier, la détruire sur toute la planète. Au contraire, le but des jeunes Turcs est de détruire l'identité arménienne, si bien que l'on assiste au cours du génocide à l'enlèvement de 150 à 200 000 personnes, essentiellement des femmes, des enfants, femmes et des jeunes filles et des enfants, femmes et jeunes filles en règle violées d'ailleurs,
qui sont intégrés ensuite dans des foyers turcs ou vendus comme esclaves et qui vont donc perpétuer en quelque sorte une identité arménienne islamisée, puisqu'ils sont tous convertis de force à l'islam, et en fait faire disparaître l'identité arménienne. Donc la distinction est véritablement entre l'assassinat de tous les enfants comme priorité de la Shoah et la disparition d'une identité culturelle arménienne, ce qui permet à une identité biologique arménienne de survivre dans la mesure où elle a perdu son identité culturelle. C'est là une distinction essentielle sur laquelle je voudrais m'étendre un peu en parlant justement, comme on me le demandait tout à l'heure, du parallélisme entre la présence des médecins dans le génocide des Juifs et la présence des médecins dans le génocide des Arméniens. Dans la Shoah, les médecins interviennent essentiellement dans un but biologique, mais aussi pour dans un but guerrier, pour essayer de préserver l'armée allemande, mais ils n'ont pas cette importance militaire qu'ils revêtent dans le génocide des Arméniens, parce que l'organisation spéciale, qui est l'ensemble des milices arméniennes qui vont des milices turques, pardon, qui vont perpétrer le génocide, cette organisation spéciale va être dirigée par deux médecins, le docteur Behaeddin Shakir, C-H-A-K-I-R, et le docteur Nazim, N-A-Z-I-M, de même le docteur Rechid, R-E-C-H-I-D, qui se trouve être le gouverneur de la province de Diyarbakir, va anéantir la totalité des Arméniens de sa province. Donc on voit le rôle que jouent des médecins dans l'idéologie, dans la mesure où le mouvement jeune turc est justement parti de l'école de médecine militaire de Constantinople. C'est donc une analyse différente que l'on fait de la présence médicale dans la Shoah et dans le génocide des Arméniens. C'est donc dire l'importance du comparatisme. Je vais donc maintenant laisser Madame traduire et je reviendrai, si j'ai encore le temps, pour parler du négationnisme, troisième étape de l'analyse comparative des génocides. Durante la Shoah, che si è conclusa con la caduta del nazionalsocialismo e con la caduta poi della Germania, sono stati uccisi milioni di ebrei. Il tempo del genocidio però è sempre un tempo molto limitato e la fine corrisponde sempre con la perdita da parte dello Stato criminale. Ma c'è una differenza rispetto all'Impero Ottomano, perché l'Impero Ottomano ha sì perso la guerra, però ha continuato a occupare l'Anatolia orientale. Il movimento rivoluzionario infatti ha sviluppato questa ideologia turchista e non panturchista, proprio turchista, e ha sfruttato i benefici che venivano dal genocidio armeno, che differentemente dalla Shoah è un genocidio riuscito. L'obiettivo infatti del genocidio armeno era distruggere gli armeni dell'Anatolia ed è un genocidio riuscito perché nel 1923, quando nasce la Repubblica Turca, si sfruttano i benefici di questo annientamento. Infatti si è riuscito a dimenticare nella storia della Turchia questo genocidio. Vorrei ritornare a questo punto sull'ideologia, un aspetto che è stato già ben sviluppato dai miei colleghi, e parlare di quel razzismo ideologico di cui sono anche corresponsabili la Francia, l'Inghilterra e la Germania, di quell'antisemitismo che è però diverso dal nazionalismo puro, perché non c'è un odio verso l'altra razza nei confronti degli armeni, ma si chiede che siano i turchi a dominare su una razza armena, ed è una cosa diversa e questo crea condizioni diverse fra la Shoah e il genocidio armeno. L'obiettivo dei nazisti, infatti, era distruggere tutti gli ebrei nati in quanto ebrei e se avessero conquistato il mondo l'avrebbero fatto in tutto il mondo. Diverso l'obiettivo dei giovani turchi, che era invece distruggere l'identità armena.
Durante il genocidio armeno, infatti, sono stati rapiti circa 200.000 armeni, principalmente donne, ragazze che venivano chiaramente stuprate, ma anche bambini, che sono stati reintegrati in famiglie turche come schiavi e hanno quindi sviluppato un'identità armena islamizzata. L'obiettivo quindi non era distruggere gli armeni in quanto tali, ma distruggere l'identità armena. E quindi c'è una differenza fra una distruzione totale di tutti gli ebrei, di tutti i bambini ebrei soprattutto della Shoah, e la distruzione invece dell'identità culturale degli armeni e non dell'identità biologica, benché l'identità biologica non possa sopravvivere quando non c'è identità culturale. Quanto ai medici che hanno collaborato allo sterminio della Shoah e al genocidio armeno, c'è una differenza. I medici della Shoah, avevano un obiettivo biologico. Certo, si presentavano anche come guerrieri per proteggere l'esercito tedesco, ma differentemente dal genocidio armeno, il loro era un obiettivo di tipo biologico. L'organizzazione speciale, invece, che era costituita dalle milizie dei giovani turchi, era diretta da due medici, i dottori Shakir Nazim e poi Rashid, che era anche governatore di una provincia, che invece hanno distrutto l'identità armena. Rashid, per esempio, ha programmato la distruzione di tutti gli armeni della sua provincia. Il ruolo dei medici nel genocidio armeno è diverso, anche perché molti giovani turchi venivano dalla scuola medica militare dell'impero ottomano. Passerò adesso, se avrò il tempo, alla terza tappa di ogni genocidio e quindi a quella che viene detta tappa del negazionismo. Merci. Donc troisième étape de la comparaison, l'après-génocide. Lorsque le génocide est achevé, une situation nouvelle s'ouvre. Je vais l'envisager très brièvement sous deux aspects. Le vivre ensemble, entre les victimes et les criminels, et le négationnisme. Vivre ensemble, la situation s'est présentée brièvement pour les Arméniens en 1919 et 1920, avec le retour des quelques déportés survivants en Cilicie. Et il s'avère que les bénéfices matériels du génocide, c'est-à-dire la saisie, le vol de la totalité des biens arméniens, étaient considérés comme acquis et que l'on ne voulait pas rendre les biens aux rares survivants. Donc voilà un des d'autres éléments d'un génocide, le vol. Le vivre ensemble s'est produit de la même manière en Pologne, après le retour des rares survivants de la Shoah polonais en Pologne. Il y a eu des massacres, en particulier à Kielce. Et en Pologne, on disait volontiers que l'on avait beaucoup souffert des nazis, mais qu'ils leur avaient quand même rendu un service en éliminant les juifs. Ce qui a amené la plupart des survivants à retourner en Palestine, qui plus tard est devenu l'État d'Israël. Par contre, la situation est totalement différente aujourd'hui au Rwanda, où pour des nécessités géographiques et sociologiques, Tutsi et Hutu sont obligés de vivre ensemble dans l'essai de création d'un État rwandais homogène et d'effacement de cet ethnisme qui avait été fabriqué pour justifier le génocide du Rwanda, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. J'en viens donc maintenant à la question du négationnisme. Je dis bien négationnisme et non révisionnisme. Le mot négationnisme consiste à stigmatiser ceux qui établissent en un véritable système la négation d'un génocide. Or, l'argument le plus important de ce négationnisme est en fait une mise en accusation de la victime. Mise en accusation qui, dans le cas des Arméniens, a commencé dès le début et bien avant que l'on pense au génocide, bien avant les premiers massacres, on a accusé les Arméniens de se révolter, on a utilisé ce début de mouvement révolutionnaire arménien comme argument pour les massacrer. On a accusé ensuite les Arméniens d'être l'ennemi intérieur de la Russie, allié de la Russie pendant la Première Guerre mondiale, et cela justifiait le meurtre. Et après, lorsque
l'État kémaliste, la République de Turquie, a écrit son histoire, elle a totalement éliminé les Arméniens puisqu'il n'était plus question d'une Arménie indépendante. Et voilà que, en 1945, revient le mot génocide. Il faut 20 ans aux Arméniens du monde entier pour, en 1965, pour le 50e anniversaire du génocide, réclamer la reconnaissance du génocide arménien par les nations. Et la Turquie institue un négationnisme qui va au-delà de toute logique et qui va aboutir non seulement à la mise en accusation des victimes, mais au retournement de l'accusation, puisqu'aujourd'hui, en Turquie, on souffle le chaud et le froid, le chaud en feignant d'établir des bonnes relations avec les Arméniens, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, mais en n'employant jamais le mot génocide. On emploie le mot Metsiegern, qui est le mot arménien qui signifiait pour les uns grande catastrophe, mais en fait le mot signifie grand crime, et c'est le mot grande catastrophe que l'on veut employer. Ça, c'est... Mais le froid, c'est justement, comme on le disait tout à l'heure, l'article 301, les procès, et le retournement de l'accusation qui va jusqu'à ériger des monuments accusant, enfin, à la mémoire des Turcs assassinés par les Arméniens, la mémoire du génocide perpétré par les Arméniens contre les Turcs, évidemment, totalement inventé sur de minimes faits historiques de rétorsion dans les années 1916-1917. Donc ce négationnisme, je ne parle pas des autres formes de négationnisme comme la négation de la Shoah, ce négationnisme de la Turquie est un négationnisme d'État. Et pour les Arméniens, il n'est qu'une possibilité, une seule, c'est d'obtenir des nations la reconnaissance de leur génocide afin de pousser la Turquie à reconnaître aussi cet événement comme génocide. Aux États-Unis, on appelle ça le J-word. La dernière déclaration du président Obama est à ce titre tout à fait remarquable, car s'il ne pouvait pas, pour des raisons politiques, employer le mot génocide le 24 avril, il a quand même poussé la Turquie à assumer la conscience de son passé, car il n'est de possibilité pour un peuple, et cela est valable pour tous les peuples, et je le dis d'abord en tant que Français pour la France, de reconnaître les crimes de son passé, et par exemple pour la France, de reconnaître la responsabilité indirecte, certes mais réelle, dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, cette responsabilité d'un peuple assumée par un État est vitale pour pouvoir être démocratique, pour que cet État soit démocratique. Et si, en dehors de toutes les raisons politiques qui se posent, on veut que la Turquie entre un jour dans l'Europe, il faut en tout cas, comme préalable, sans négociation aucune, sans commission d'historiens, sans rien d'autre, que l'aveu que dans l'Empire ottoman, les Arméniens ont été, en 1915 et 1916, victimes d'un génocide. Je vous remercie. E passo adesso alla terza tappa, il dopo genocidio, in cui si viene a creare una nuova situazione fatta di due parti, la convivenza fra vittime e carnefici e il negazionismo. La convivenza è quella che gli armeni hanno dovuto vivere insieme fra il 1919 e il 1920 con il ritorno di alcuni sopravvissuti in Cilicia, in cui si è visto anche il beneficio materiale di questo genocidio, perché ricordiamo che sono stati rubati tutti i beni degli armeni e che non si è mai avuta la restituzione di questi beni da parte della Turchia. Un altro elemento di ogni genocidio infatti è il furto dei beni delle vittime. Quindi la stessa convivenza si è avuta in Polonia fra i sopravvissuti della Shoah che avevano visto i massacri dei nazisti, anche se alcuni polacchi poi hanno detto che avevano tratto dei benefici dal fatto che gli ebrei erano stati cacciati in diaspora fuori dalla Polonia e avevano potuto reimpossessarsi dei loro territori. In Ruanda anche per motivi geografici e ideologici gli Hutu e i Tutsi convivono in un tentativo di creare uno stato omogeneo, ma non andrò adesso ad approfondire questo.
questi dettagli. Passiamo adesso al negazionismo, che è cosa diversa dal revisionismo. Il negazionismo infatti significa stigmatizzare la negazione del genocidio, e l'argomento più importante di ogni carnefice è accusare la vittima. Nel genocidio armeno infatti questa accusa nei confronti delle vittime è iniziata prima ancora che iniziassero i massacri, prima ancora del vero e proprio genocidio. L'accusa era la seguente: gli armeni erano considerati dei rivoltosi. Questa accusa è stata fondata sull'inizio di alcuni movimenti di rivolta che sono stati presi come pretesto per accusare gli armeni di rivolta. Inoltre venivano accusati di essere stati alleati della Russia nella prima guerra mondiale. Poi con il governo di Kemal la storia armena è stata eliminata dalla storia della Turchia, e nel 1946, quando si è voluto ripristinare il termine genocidio per classificare la storia degli armeni, ebbene questo termine non è stato mai utilizzato. Nel 1965, nel 50° anniversario del genocidio degli armeni, l'Armenia reclama il riconoscimento del genocidio, e la Turchia invece incomincia una campagna di negazionismo profonda che non solo accusa gli armeni ma capovolge addirittura la realtà, dicendo che sono stati gli armeni a perseguitare i turchi. E la Turchia si orienta fra una politica che chiamerei del caldo e una del freddo. Una politica del caldo che cerca di creare relazioni positive, proficue con gli armeni, ma senza mai usare la parola genocidio. In turco infatti usano la parola metz yegern, che loro sostengono significhi grande catastrofe. In realtà questa parola in armeno significa grande crimine, ed è questo il vero significato. E poi c'è una politica che io definirei del freddo, che è quella dell'articolo 301 di cui ha parlato il mio collega, dei processi, e del vero e proprio capovolgimento della realtà, in cui ci si dice che i turchi sono stati vittime del genocidio da parte degli armeni, e si sono anche eretti dei monumenti a celebrazione dei turchi vittime del genocidio armeno. Un genocidio inventato sulla base di alcune ritorsioni che certo ci sono state da parte degli armeni nel 1916 e 17. Questo negazionismo della Turchia è la negazione di uno Stato, è la negazione che viene da parte di uno Stato. Per gli armeni infatti oggi c'è una sola possibilità, è quello di avere il riconoscimento del genocidio armeno da parte degli altri Stati, affinché la Turchia, spinta dagli altri Stati, possa riconoscere il genocidio. Negli Stati Uniti l'ultima dichiarazione del presidente Obama, che certo non ha potuto usare la parola genocidio il 24 aprile, ma ha cercato di spingere la Turchia verso il riconoscimento, perché ogni popolo, e come francese dico anche la Francia, deve riconoscere i crimini che ha perpetrato e deve riconoscere la responsabilità, per esempio per la Francia la responsabilità che essa ha avuto nel genocidio in Ruanda. Il riconoscimento infatti è vitale per ogni Stato democratico, e se la Turchia vuole entrare in Europa deve farlo ad una condizione: senza negoziato alcuno deve dire che sotto l'impero ottomano gli armeni sono stati vittime di un genocidio. Grazie. Bene, ringrazio i due relatori per queste belle relazioni, per questo contributo così importante. E mi permetterei, prima di passare la parola al pubblico, di concludere le relazioni con una riflessione ulteriore all'interno proprio del contesto più ampio di questo festival dedicato alle patrie. C'è una frase famosissima dei Capricci di Goya che dice che il sonno della ragione genera mostri, ed è una frase spesso abusata. Io credo che anche la fede cieca nella ragione generi mostri, e credo che la dimostrazione sia proprio il secolo della modernità, il Novecento, in cui in un progressivo applicare la razionalità alla strage si sia giunti a un escalation straordinaria di olocausti. Non a caso, rispetto alla minaccia rappresentata dagli armeni per i turchi e per il loro turchismo, si introduce nel nazismo un elemento ulteriore. Questo, ascoltando la relazione del dottor Ternon,
che parlava degli armeni resi schiavi, mi veniva in mente proprio la terminologia nazista adottata per la prima volta in Mein Kampf da Hitler, che è stato sottovalutato come libro, nessuno lo leggeva e quei pochi pensavano fosse un semplice delirio. Hitler che divideva proprio in virtù di letture come Gobineau, come Chamberlain, quindi come i razzisti biologici darwiniani, divideva il mondo in tre grandi categorie, non in due, cioè noi e quelli che ci minacciano, ma in tre categorie. E questo è stato, credo, il punto d'arrivo del razionalismo razzista. C'erano gli Herrenvolk, cioè i popoli destinati dalla biologia e dalla storia a dominare, gli Sklavenvolk, cioè i popoli destinati a essere schiavi di questi, e poi c'è una categoria nuova, che è quella degli ebrei, che sono Untermenschen, non sono nemmeno uomini. E questa è la giustificazione, forse, del fatto che tanti tedeschi, che è un popolo che ha dato i natali a Goethe, che ha creato la filosofia di Hegel, abbia potuto fare una cosa come la Shoah. Il fatto che gli ebrei non fossero considerati uomini ma un virus. Ecco, un secolo in cui gli anticorpi sono le SS ci dovrebbe fare veramente riflettere sul fatto che spesso in nome delle patrie la belva è sempre latente e dobbiamo sempre stare attenti che non esca dalla gabbia. Ora io vi passo la parola ringraziandovi. Per chi, prego, abbiamo subito un intervento. Io veramente ho alcune domande da porre ai relatori. La prima, vorrei sapere quanta attendibilità ha il dossier Andonian. La seconda, se si deve ascrivere a un estremo conato del genocidio i massacri di Smirne nel 21-22. La terza, da un articolo di stampa ho letto che ci sarebbe stato anche uno sterminio degli Assiri, e se questo sterminio degli Assiri quantificato in 300.000 unità non comporta anche la questione religiosa, perché il triumvirato per mobilitare i turchi ha lanciato comunque la jihad, e questo nonostante fossero tutti e tre atei. Grazie. Alors, je vais répondre d'abord à ces trois questions, puis monsieur parlera après. La première question concernait d'abord la crédibilité des dossiers Andonian, je serai bref là-dessus. Aram Andonian est un des rares survivants du 24 avril 1915, de la rafle du 24 avril. Il a laissé un certain nombre de documents, en particulier ses mémoires, mais il s'est trouvé qu'il a racheté un dossier qui s'appelle les mémoires de Naïm Bey, qui contenait des télégrammes qui auraient été envoyés en échange entre Alep et Talat Pacha à Constantinople. Ces télégrammes ont été traduit et transformé par Aram Andonian de manière non rigoureuse. Erreur de date, imprécision, de telle sorte que le négationnisme turc s'est emparé de ces télégrammes en disant qu'ils étaient des faux. En fait, nous disposons de dizaines d'autres télégrammes, et dans le dernier livre de l'historien turc qui dit la vérité sur le génocide Taner Akşam, Aka, c'est d'IAM. Dans ce dernier livre, on voit exposer de très nombreux télégrammes. Donc, nous n'utilisons plus, comme l'avaient fait les Arméniens dans les années 70-80, les télégrammes andoniens comme preuve du génocide, parce qu'ils ne peuvent pas être utilisés devant un tribunal, par exemple, comme ils l'avaient été au moment de l'assassinat de Talat Pacha. Donc, ce sont des télégrammes sans doute vrais, mais non utilisables comme preuve. Voilà le premier point. Le second point concernait... Ah oui, concernant la... Non, il y avait un troisième point. La djihad, enfin, concernant le djihad et les Assyriens, il est exact que d'autres peuples ont été assassinés en même temps que les Arméniens. Oui, c'est Smyrne la troisième. Ça. D'autres peuples ont été assassinés en même temps que les Arméniens en tant que chrétiens, mais ce qui est différent,
c'est que l'initiative était locale. On parle d'assyro-chaldéen, mais le mot n'apparaît dans l'histoire qu'en 1919. Donc en fait, il s'agit de différents peuples chrétiens d'Orient, jacobites, chaldéens, syriens catholiques, nestoriens. Et ces différents peuples, en particulier les chaldéens, ont été victimes de destruction, d'assassinat au cours du génocide des Arméniens. Mais l'on ne peut pas, pour l'instant, preuve à l'appui, parler de génocide des Assyro-Chaldéens, mais simplement d'une extension du processus criminel aux Assyro-Chaldéens. De même, les assassinats de populations civiles à Smyrne ont eu lieu en 1921-1922, surtout 1922, pas 1921-1922, au cours de la guerre gréco-turque. Et c'est l'arrivée de l'armée turque qui a provoqué des massacres, des Grecs et des Arméniens qui avaient survécu, parce que pendant la Première Guerre mondiale, le général allemand Lyman von Sanders avait demandé que l'on ne déporte pas la population arménienne de Smyrne. Donc elle était restée sur place et elle disparaît avec la population grecque à la fin de 1922. Pardon, peut-être, non, ça c'est, ecco, vorrei... Excusez-moi, la traduction. Allora, quanto all'attendibilità del dossier Andonian, Andonian era un sopravvissuto del 24 aprile, ha raccolto questi documenti, fondamentalmente le sue memorie, ma ha anche comprato una serie di telegrammi, di scambi di informazione fra i vertici dell'epoca, chiamati telegrammi Nine Bay. Questi telegrammi sono stati tradotti da Andonian, ma la traduzione non è stata rigorosa, ci sono errori a livello lessicale, errori di date, e questo è stato usato dal negazionismo turco per dire, vedete, si tratta di documenti falsi. Noi invece abbiamo molti altri telegrammi, per esempio nell'ultimo libro di uno storico, Aksham, sono stati ben elencati, che sono veri e con i quali possiamo provare il genocidio. Quindi non usiamo più i telegrammi di Andonian, cosa che invece gli armeni negli anni 70-80 hanno fatto, perché non sono validi come prova in tribunale. Quindi possiamo dire che questi telegrammi sono sì veri, però non sono utilizzabili come prova in un tribunale, come prova per il genocidio. Quanto agli assiri, è vero, ci sono stati altri popoli assassinati durante il genocidio armeno, popoli cristiani principalmente, ma la differenza è che lì si è trattata di un'iniziativa locale. Sono popoli cristiani caldei, siriani, nestoriani, e soprattutto i caldei sono stati vittime anche loro di massacri durante il genocidio armeno, ma non ci sono prove di un vero e proprio genocidio assiro. Diciamo che si è trattato di un'estensione del genocidio armeno di cui sono state vittime gli assiri. Quanto ai massacri di Smirne, essi si sono svolti nel 1922 durante la guerra fra Grecia e Turchia, e si è trattato anche in quel caso di massacri sia di popolazione di cultura greca che armena. All'epoca il generale tedesco von Sanders aveva chiesto che non si deportassero gli armeni di Smirne, che poi però sono stati coinvolti anch'essi nei massacri contro i greci. E in appendice volevo soltanto chiarire un punto, che contrariamente a quanto si può pensare, ma questo è già stato spiegato dal professor Ternon, l'intolleranza, cioè nei confronti della minoranza sia greca che armena, e mi riferisco specificatamente alla questione di Smirne, al grande incendio di Smirne, notiamo che si verifica in un periodo post-ottomano, cioè si verifica in un periodo repubblicano turco, quando ormai dopo il processo farsa del 1919 di Costantinopoli contro, in contumacia, processo che è stato fatto in contumacia contro i responsabili del genocidio. Ricordiamoci che questo processo, una piccola parentesi, è stato fatto per scaricare solo sul triunvirato le colpe invece di una larga parte della burocrazia e dei quadri militari dell'esercito ottomano. La presunta e pretestuosa, a mio modo di vedere, considerazione che fanno taluni
esponenti turchi attuali che in fondo la persecuzione riguarda solo il periodo ottomano è una falsità. È una falsità perché ricordiamo che l'incendio di Smirne, pur non essendo assimilabile ad un processo di sterminio premeditato, è pur sempre un massacro che è costato la vita a quasi 90.000 persone. E non solo. Nell'area azera di Baku, tra il 1920 e il 1923, le popolazioni azere in combutta con l'esercito ottomano effettuano un altro sterminio della minoranza armena. Quindi la mia era solo una semplice precisazione. E l'intolleranza e la violenza nei confronti del popolo armeno proseguono anche in periodo repubblicano turco e non si limitano solo al periodo ottomano. Grazie. Grazie, una domanda precisa. La mia fonte è la Antonia Arslan, che penso sia ben nota. Esistevano, sono stati riconosciuti degli ufficiali dell'esercito tedesco della Prima Guerra Mondiale che collaboravano proprio nel comitato organizzatore del genocidio, e queste persone precise sono state poi ripescate da Hitler quando lui ha voluto organizzare il suo genocidio. Questa è una notizia data a una conferenza dalla professoressa Arslan, vorrei una conferma, grazie. Je voudrais préciser ce grave problème de la responsabilité allemande dans le génocide des Arméniens. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a fait pression sur l'Empire ottoman pour qu'il rentre dans la guerre pour des raisons militaires très simples, qui étaient d'encercler la Turquie et de ne pas permettre une collaboration entre les pays occidentaux et la Russie. D'encercler la Russie, pardon. Donc, c'était une priorité pour l'Allemagne de maintenir la Turquie dans la guerre. Les jeunes Turcs ont, au vu et au su des Allemands, perpétré le génocide. Mais les Allemands n'ont pas été acteurs de ce génocide, ou en tout cas de façon très partielle, comme on a pu le démontrer par exemple par un document d'un colonel allemand qui travaillait au chemin de fer de Bagdad, qui a collaboré, comme à Urfa par exemple, on a employé des canons allemands pour détruire des Arméniens réfugiés dans une église, mais ceci est de façon ponctuelle. La question a été posée par des consuls allemands, en particulier le vice-consul d'Erzurum, Max Erwin von Schöbner-Richter, qui d'ailleurs plus tard a été un des amis d'Hitler et qui est mort dans la démonstration, dans la manifestation de la Feldernallee en 1923. Il entraîne Hitler dans sa chute, mais lui est frappé d'une balle dans le front, et lui est un défenseur des Arméniens, paradoxalement. Autre consul, le consul allemand d'Alep, Rösler, qui va défendre les Arméniens. Mais la question qui est posée par l'ambassadeur Wangenheim, puis par les autres ambassadeurs à la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères allemand, et peut-on s'opposer au massacre, puisque le mot massacre existe à cette époque, des Arméniens? Et la réponse est non, nous ne pouvons pas mettre en péril l'alliance de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire des puissances centrales, avec l'Empire ottoman, car ce serait menacer notre front oriental. Voilà la vérité, mais il ne faut pas faire l'amalgame en accusant les Allemands à chaque étape, comme on a pu les accuser pour le massacre des Herero, ce qui est vrai en 1904 dans l'Afrique allemande du Sud-Ouest, dans le massacre, dans le génocide des Arméniens, ou même a fortiori, puisqu'ils ont été les premiers colonisateurs, dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Il n'y a pas un peuple qui est responsable de tous les génocides du XXe siècle. Et c'est cet amalgame que je voudrais éviter. C'est le national-socialisme qui a perpétré les plus terribles horreurs du XXe siècle, certes, mais ne les accusons pas trop directement pour la Turquie. Ah,
Allora, voglio precisare che certamente c'è un problema circa la responsabilità della Germania nel genocidio armeno. Durante la Prima Guerra Mondiale la Germania ha fatto pressioni affinché l'impero ottomano entrasse in guerra, e questo per confinare la Russia e non permettere che ci fossero alleanze fra la Russia e i paesi occidentali. Quindi la Germania voleva la Turchia in guerra. I giovani turchi a quel punto hanno perpetrato il genocidio, e questo era a conoscenza dei tedeschi. Ma i tedeschi non sono stati i veri e propri protagonisti del genocidio armeno. C'è un documento di un colonnello di Baghdad, per esempio, che ne parla. Si sono state utilizzate delle armi tedesche per il genocidio armeno, ma sono episodi puntuali e rari. C'è stato un console tedesco a Erzurum, Max Erwin von Strauber Richter, che si è elevato a difensore degli armeni, anche se poi è stato consulente di Hitler, eppure all'epoca lui aveva difeso gli armeni. E c'è stato un altro ambasciatore che al Ministero degli Esteri tedesco all'epoca pose la questione: possiamo porci al genocidio armeno? E la risposta fu no, e fu no perché si metteva in pericolo l'alleanza fra la Germania e la Turchia, e perché si sarebbe in questo modo minacciato il fronte orientale. Ma non possiamo accusare la Germania di tutti i genocidi del secolo, anche in quello ruandese. Certo, ci sono sempre delle corresponsabilità, ma non possiamo fare del popolo tedesco il responsabile di tutti i genocidi. Piuttosto, chi è stato responsabile di uno dei maggiori genocidi del secolo è il nazionalsocialismo, ma non la Germania, il rifiuto di fare un'amalgama di tutti i genocidi del secolo. Io vorrei chiudere con una postilla riguardante proprio von Wagenheim, cioè il ruolo della diplomazia tedesca all'interno dell'impero ottomano durante la Prima Guerra Mondiale. La Germania, per motivi di realpolitik, come è stato spiegato, non ha imposto la sua forza per impedire ai giovani turchi di continuare nello sterminio. Però noi abbiamo degli episodi come quello di von Wagenheim, che viene addirittura ritirato come ambasciatore dietro pressioni turche perché stava denunciando quello che stava accadendo. Quindi abbiamo alcuni ufficiali, per esempio il generale Lyman von Sanders era estremamente preoccupato della sottrazione di forza lavoro armena per quanto riguardava la manutenzione della ferrovia Baghdad-Costantinopoli e della ferrovia delle Jazz, perché i turchi stavano eliminando completamente tutta la forza lavoro armena dopo aver eliminato gli ingegneri, i tecnici e via dicendo. Quindi da parte tedesca c'è stato un tentativo, anche isolati, ma ci sono stati dei tentativi dettati anche da necessità belliche oltre che politiche, e anche forse da qualche sensibilità anche personale nei confronti appunto di questi fratelli cristiani sfortunati. Ecco, questa è una precisazione che ritengo utile, proprio perché non si può addossare alla Germania, come ha detto giustamente il professor Ternon, non si possono addossare alla Germania tutte le colpe di tutto quanto è accaduto nel Novecento. Bene, naturalmente ringrazio i due brillanti relatori per averci così bene illustrato la questione. Necessità e regina, anzi tiranna. Io vi ringrazio tutti e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro di Estoria.